Io non so quanti di voi amano le verdure sott'aceto. Io le amo tantissime, ma a una condizione e solo una condizione, che me le devo preparare io. Perché tendenzialmente le verdure sott'aceto di solito non è che rendono così tanto quelle che andate a acquistare, perché hanno il vero problema è che usano un aceto veramente di bassa lega, cioè un aceto pessimo. Il peggior aceto che puoi trovare in commercio, che va giusto bene per scrostare il gabinetto, e ce lo rifilano a noi da mangiare. Quindi oggi vediamo in verità una versione di verdura sott'aceto un po' più rapida, diciamo, quindi non quella che poi viene conservata nel barattolo, che però è interessante che vi potete fare fresca ogni 2 o 3 settimane conservandolo semplicemente nel frigo e potete avere a disposizione quelle verdure. Cos'è che volevo dire? Non mi viene. Con quella nota sempre bella fresca, con quel gusto acidino che vi fa stringere qui, non so come definirlo. E dopodiché potete usarlo in tantissimi piatti o semplicemente da mangiare così quando avete voglia di qualcosa di super sfizioso. Ok? Vediamo. Quando pulite la cipolla, mi raccomando, state molto attenti a togliere quella che adesso vi faccio vedere, è quella pellicina bianca super fetente, eccola lì, quella lì. Perché questa pellicina è quella che si fa fatica a tagliare con un coltello anche se super affilato. Regola generale, quando pulite una cipolla, togliete sempre la buccia e il primo strato della cipolla con la sua pellicina bianca. Passiamo alla pulizia delle carote. Se volete potete decidere semplicemente di sfregarle e non togliergli la buccia. Se volete invece un effetto esteticamente molto più gradevole, tenete la buccia. Sbucciamo anche il sedano rapa, a parte la parte quella più bassa dove c'è la radice, dove semplicemente andremo col coltello a togliere tutti i bitorzoli che ci sono del sedano rapa. Non dovete avere paura, tagliate pure senza pietà. Se non volete perdere 2 ore del vostro tempo a cesellare maniacalmente il fondo del sedano rapa. Consiglio, ricordatevi quando iniziate a pulire le verdure e a tagliarle, iniziate a mettervi la pentola dell'acqua sul fuoco in modo che vi velocizzate. Quindi avete finito le verdure, le buttate subito in acqua perché l'acqua è già pronta. Mentre se dovete ancora, avete finito le verdure, dovete mettere sulla pentola dell'acqua, dovete aspettare che bolle e poi le iniziate a scottare, perdete un sacco di tempo. L'ottimizzazione è una delle cose più importanti in cucina per non diventare matti, ok? Ora tagliate a metà le cipolle e poi facciamo degli spicchi. Dobbiamo cercare di tenere il fondo della cipolla unito in modo che lo spicchio, anche quando andremo a cuocerlo, non si dividerà. Non è certo, non funziona sempre, però in generale questo piccolo accorgimento potrebbe essere molto utile. Facciamo la stessa cosa con le carote, quindi divisa a metà e poi facciamo degli spicchi. Potete anche tagliarle a bastoncino, non c'è problema, ma lo spicchiettino ha
quella forma che secondo me è un po' più carina e che risulta più simpatica quando poi l'andate a mangiare. Questo è un po' il concetto. Quindi cerchiamo di creare delle verdure simpatiche. Facciamo la stessa cosa anche per il sedano rapa. In questo caso però facciamo dei bastoncini perché non riusciamo a fare la parte tagliata di traverso. In questo caso ho sbagliato a tagliare. Se vedete, ho tagliato molto più grosso rispetto alla carota e alla cipolla. Ok, io preferisco dare una regolarità, cioè, anche se sono verdure diverse, preferisco che siano tutte armoniose, quindi che siano più o meno tutte uguali. Quindi in questo caso ho fatto un errore, non fatelo a casa. Adesso lo sapete. Ecco, questo è quello che vi dicevo prima. Adesso io ho appena finito di tagliare le verdure e praticamente l'acqua ha iniziato a bollire. Così avrete risparmiato un sacco di tempo. Mi raccomando, ricordatevi anche di salare l'acqua, perché quando si scottano le verdure bisogna sempre salare l'acqua. Il sale nell'acqua farà sì che le verdure stesse non perderanno i loro sali minerali, ma li conserveranno, perché il sale contenuto nell'acqua farà da tappo, quindi non ci sarà una dispersione dei sali minerali della verdura. Le verdure di questa dimensione le scottiamo per 6 minuti. Mi raccomando, cronometrate, non fatelo occhio. Prendete l'abitudine a utilizzare il cronometro. Quando scottate le verdure, mi raccomando, scottatele per poco tempo. Adesso abbiamo cotto tutte le nostre verdure per circa 6 minuti. Naturalmente il tempo va in base alla dimensione che voi avete. Di conseguenza, se la carota è tagliata molto più grossa di così, avrà bisogno di 7, 8, 9, 10 minuti. Se la carota è tagliata molto più fine di così, avrà bisogno di meno tempo. Questo va da sé. È una piccola attenzione che si impara piano piano nel tempo, ma prestate attenzione, perché è il concetto che la verdura, in questo caso, che poi andremo a mettere sott'aceto adesso, deve fare un po' proprio croc sotto i denti, cioè deve proprio sentire la sua anima che deve essere ancora bella, bella dura, perché questo darà sì poi al piatto un elemento in più. Avremo anche l'elemento croccante della verdura scottata al dente, ok? Se potete, mettete le verdure in un barattolo di vetro, in modo che l'acidità dell'aceto che andremo a mettere non andrà a lavorare sulla plastica, che sarebbe sempre cosa buona e giusta. Pressate leggermente le verdure e dopodiché andiamo ad aggiungere i grani di senape e l'aceto di mele. Io utilizzo sempre l'aceto di mele perché la sua acidità è inferiore rispetto a quello di vino e rende il tutto più interessante, secondo me. L'aceto di vino, ricordo sempre che è utile per scrostare il WC. Ok, le nostre verdure sono finite.
Adesso basta lasciarle marinare per almeno una giornata, che prendono proprio un bel gusto e iniziano a prendere l'acidità, e dopodiché le potete tranquillamente utilizzare. Le ho messe così a strati solamente perché è una roba un po' da feticista, no? A me piace quando sono pronte, dopo vedrete la cipolla qua che lascerà tutto il colore, che già adesso sta iniziando a diventare violetta, e quindi vedrete tutti gli strati un po' colorati in maniera diversa. E questa qui è una cosa che appagherà semplicemente la mia vista, ma in verità non c'è nessuna funzione utile per questa mia scelta di tenere le verdure separate. È semplicemente una roba un po' di libidine, che quando poi ve le farete a casa, le vedrete proprio la cipolla rossa che rilascia tutto questo colore, sarà bellissimo. Ok, la ricetta è finita. Se volete iscrivetevi al canale, lasciate dubbi, perplessità, domande, questioni, opinioni, scrivete tutto sotto nei commenti. Buona giornata, ciao.